Do quindi, direi, di aprire quindi il confronto e gli approfondimenti sul recovery plan e do la parola a Corrado Oddi, che è insomma uno storico attivista del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che appunto ha partecipato a questo gruppo di lavoro nazionale che abbiamo organizzato per approfondire il tema. E che quindi ci racconterà e ci dirà quelle che sono le criticità da una parte rilevate nel piano del governo e le proposte alternative che mettiamo sul piatto. Grazie Corrado. Buonasera a tutte e a tutti, mi sentite? Ok, no, io per stare nei tempi mi atterrò strettamente al lavoro che abbiamo fatto come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, quindi non farò un ragionamento di carattere generale sul Recovery Plan. Come sapete, il Recovery Plan appunto è un malloppo, almeno quello conosciuto fino adesso, abbastanza corposo. Individua sei missioni fondamentali, 16 componenti, viene previsto un investimento di almeno 209 miliardi. 209 miliardi e sono 144 di nuovi progetti e 66 invece di progetti in essere che vengono finanziati con le risorse provenienti dall'Europa. Quindi dicevo, io sto invece esattamente al tema. E cioè al fatto che come Forum di Movimenti dell'Acqua noi abbiamo esaminato in particolare la missione tutela del territorio e della risorsa idrica, che è la missione 2, cioè la componente, scusate, la componente, è una componente della missione 2, che è quella relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Missione rivoluzione verde, transizione ecologica. Che è quella che assorbe, come dire, la parte più consistente delle risorse. Questa missione prevede appunto che ci siano investimenti per circa più di 68 miliardi, anche se a dire il vero più di 30 sono investimenti già in essere. Ecco, all'interno di questa missione ci sta la componente tutela del territorio e della risorsa idrica. Per farla molto in breve, la dico così, noi abbiamo esaminato in modo abbastanza approfondito appunto questa componente, l'abbiamo presa e, come dire, dato un giudizio negativo, messa da parte e completamente riscritta. Questa è l'operazione che abbiamo fatto a partire appunto da un giudizio fortemente critico di cosa prevede appunto questa componente. Il giudizio fortemente critico discende, diciamo, da due ordini di considerazioni. La prima è che, anche se non è scritto a chiare lettere, ma insomma si capisce bene, nell'impostazione di questa missione c'è un'ulteriore spinta alla privatizzazione del servizio idrico. In particolare, l'idea è quella di estendere il modello che fino adesso funziona sostanzialmente nel centro-nord. E cioè quello per cui la gestione è sostanzialmente consegnata alle quattro grandi multi-utility che sono quotate in borsa, A2A, IREN, ERA e ACEA, ed estendere quel modello anche al Mezzogiorno. Quindi, primo elemento negativo, c'è un giudizio, appunto, c'è un giudizio che nasce dal fatto che appunto, si estendono le privatizzazioni. E tra l'altro sappiamo, perché abbiamo lavorato sull'ultimo testo disponibile, che è quello appunto di metà gennaio, come dire, abbiamo sentito l'intervento di Draghi nel momento in cui ha presentato il programma di governo, che ha insistito sulle riforme, tra virgolette, da fare, compresa quella della concorrenza. E quindi c'è da attendersi che questo aspetto venga ulteriormente accentuato. Il secondo elemento di giudizio negativo. E perché diciamo che in questa componente, appunto, le risorse sono insufficienti e utilizzate e distribuite male. In particolare, appunto, questa componente così fatta si stanziano, appunto, sulla voce tutela del territorio e delle risorse acqua
quasi 15 miliardi. Però di questi 15 miliardi, quasi 11 sono interventi già in essere. Quindi in realtà le risorse aggiuntive, parliamo semplicemente di 4 miliardi. E di questi 4 miliardi, appunto, ce ne sono come risorse aggiuntive, ecco, sul contrasto al dissesto idrogeologico parliamo di soli 250 milioni. Complessivamente questa voce è 3,6 miliardi, ma appunto la grandissima parte sono interventi già previsti. Appunto, interventi aggiuntivi sono 250 milioni. Poi, sulla voce specifica tutela della risorsa idrica, ci sono quasi 4 miliardi e mezzo, ma aggiuntivi anche qua sono solo 2 miliardi e 400 milioni. Soprattutto questi 2 miliardi e 400 milioni sono previsti andare soprattutto sul fatto di fare nuovi invasi e ristrutturare quelli esistenti, e molto poco, 900 milioni per investimento sulle reti. In più c'è una voce tutta di investimenti già in essere che riguarda la valorizzazione territoriale e l'efficientamento energetico dei comuni, 6 miliardi, appunto, anche questi già in essere e tra l'altro discutibili, che sono collocati in questa voce. Quindi, in buona sostanza, appunto, quello che viene previsto su questo capitolo è praticamente niente di contrasto al dissesto idrogeologico, molto poco anche sull'acqua, e soprattutto indirizzato in modo negativo, appunto, i grandi invasi, e pochissimo sulla ristrutturazione delle reti, quindi con un'idea sostanzialmente sbagliata di risparmio della risorsa. Ecco, a fronte di questa situazione, noi abbiamo invece predisposto, appunto, un progetto, un piano complessivamente alternativo. Un piano complessivamente alternativo che è sostanzialmente costruito su tre grandi assi di intervento. Il primo è la ripubblicizzazione del servizio idrico. Qua, come abbiamo già approfondito e analizzato in passato, abbiamo previsto appunto 2 miliardi una tantum, perché queste sono le risorse che servono per arrivare a ripubblicizzare l'insieme del servizio idrico in tutto il territorio nazionale. Poi, accanto a questo, abbiamo previsto, secondo asse di intervento, invece un investimento massiccio sulla ristrutturazione delle reti idriche, sulla depurazione e su altre voci ancora di investimento. In particolare, ristrutturazione delle reti idriche, perché, come sappiamo, appunto, le reti idriche sono vecchie e sono, come vengono definite, rete colabrodo, e sono responsabili del fatto che a oggi noi abbiamo perdite di rete idrica nel territorio nazionale che sono il 42%, e abbiamo una vita, abbiamo una vetustà per cui il 36% delle reti idriche ha tra 31 e 50 anni e il 22% addirittura sopra i 50 anni. Ecco, qua noi prevediamo 10 miliardi di investimento, ma li prevediamo 10 miliardi come 7,5 come investimento pubblico diretto, e 2 miliardi e mezzo, queste 10 miliardi sono spalmate nei 5 anni che dura il recovery plan, dicevo, questi 2 miliardi e mezzo invece come risorse che provengono dai soggetti gestori. Sostanzialmente abbiamo guardato quelli che sono i profitti medi che il servizio idrico, appunto, in qualche modo in camera, anche in virtù del fatto che non è stato rispettato l'esito referendario. Noi diciamo, appunto, queste risorse, i profitti, vanno presi e investiti qua dentro, anche perché non può funzionare una logica, appunto, che è quella di appunto privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite, come sarebbe se invece su questo tema ci fosse solo investimento pubblico. Infine, terzo e ultimo asse di ragionamento, abbiamo detto grande investimento sul contrasto del dissesto idrogeologico. Qua abbiamo preso come riferimento quello che prevede
ISPRA, che parla di una necessità nei prossimi anni di circa 26 miliardi per mettere in sicurezza il territorio, per fare un'operazione seria appunto di intervento su questo campo. Ovviamente 26 miliardi sono una cifra consistente, per cui pensiamo che oltre alle risorse del recovery plan si possono attingere anche risorse da altre fonti, appunto per esempio dai canoni di concessione delle acque, dalla stessa tassazione sul chi inquina paga, sui sussidi ambientalmente dannosi, sulla patrimoniale e via dicendo. Insomma, come potete vedere, appunto abbiamo pensato a un piano radicalmente alternativo che metta al centro appunto ripubblicizzazione, grande investimento sulle reti e appunto sulla depurazione e contro e per fermare il dissesto idrogeologico del nostro paese. Io non so quanto tempo ancora, mi pare che di essere vicino. Sei arrivato giusto a 10 minuti, ecco. Puoi avviarti allora, a una breve allora dico solo una cosa proprio finale, perché questo come dire, poi se ci sono necessità di approfondimento, di chiarimenti ovviamente reinterveniamo. Ecco, l'unica cosa che ci tengo a dire è che ovviamente noi abbiamo pensato a questa elaborazione da mettere a disposizione anche con altri soggetti, perché pensiamo che vada costruita una coalizione forte per impostare da capo il recovery plan. E pensiamo servano anche momenti di mobilitazione, in particolare per noi saranno il 22 marzo la giornata mondiale dell'acqua e poi il 12 e il 13 giugno il decennale del referendum sull'acqua e sul nucleare. Mi fermo qua.